Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi San Benigno, lunedì 20 novembre 2023, a Roma il sole è sorto alle 7:06 minuti e tramonta alle 16:45 ora solare, a Milano alle 7:30 e tramonta alle 16:47. Luna levante alle 13:23 e tramonta alle 23:55, luna primo quarto alle 11:51. Proverbio di oggi: la lingua batte dove il dente duole. Siamo ad Acade, il 20 novembre del 1820, una balena attacca la Essex, una baleniera a quasi 4.000 km dalla costa occidentale del Sud America. Moby Dick, il romanzo del 1851 di Herman Melville, fu in parte ispirato a questa vicenda. In questo giorno del 45 inizia il processo di Norimberga contro 24 criminali di guerra nazisti della Seconda Guerra Mondiale. Il 20 novembre del 1983 una stima di 100 milioni di persone vedono il film televisivo The Day After, il giorno dopo, che narra dell'inizio della guerra nucleare. Nel 1985 viene inaugurato Windows 1.0. E ancora nel 2003 Michael Jackson viene arrestato dalla polizia con l'accusa di molestie su minori, accusa che comporta una pena di 8 anni di carcere. Il 20 novembre del 2007 Savoia, con una lettera inviata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e al Presidente del Consiglio Romano Prodi, chiedono un risarcimento di 260 milioni di euro per l'asilo. Sono nati oggi Angela Finocchiaro, attrice, Lorenzo Patanè, attore, Claudio Usain, calciatore. Mentre ci lasciano oggi, nel 52 Benedetto Croce, filosofo della libertà, tra i più influenti pensatori del Novecento italiano, e nel 78 Giorgio De Chirico, nativo di Volos in Grecia, pittore e scrittore. Frase aforisma di oggi: amore e tosse non si possono nascondere, lo diceva Ovidio. E noi ci fermiamo, il nostro almanacco torna domani, come sempre grazie per averci guardato, un saluto già Gino Comentale, continuate comunque a seguire tutta la programmazione di Stereo 5 TV, ciao! L'almanacco torna domani.